Allora, noi abbiamo deciso di occupare la scuola per diversi motivi. Innanzitutto per il fatto che da quando noi siamo tornati e tornati a scuola dopo la DAD, nulla è cambiato. Abbiamo trovato una situazione che ancora una volta non rispettasse quelli che sono i bisogni degli studenti e delle studentesse. Abbiamo trovato una scuola attenta solo alle valutazioni e che non si curasse della nostra crescita personale e della nostra formazione. Abbiamo avuto un aumento esponenziale di casi problematici legati alla salute mentale e la scuola, come le istituzioni, non se ne sta curando. Abbiamo problemi con il PNRR perché non sono stati stanziati i fondi necessari a tenere in piedi quella che è l'istituzione della scuola pubblica italiana. Noi siamo qua anche perché vogliamo ribadire il fatto che la scuola è uno spazio degli studenti e delle studentesse e in questo momento noi ce ne stiamo riappropriando in quanto studenti e studentesse di questa scuola. Riprenderci la nostra scuola dopo da quando da settembre siamo veramente stati solo valutati in base a nozioni che non avevamo appreso dal momento che siamo stati per gli ultimi 2 anni in didattica a distanza è un gesto fortissimo. È un gesto forte perché va a protestare contro con motivazioni interne, perché anche il Collegio Docenti del Manzoni, anche organi interni alla scuola, non hanno favorito alla ripresa dopo la didattica a distanza. Va a protestare per motivi esterni, perché lo stiamo vedendo, la gestione della pandemia l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni com'è stata, la vediamo la sanità lombarda, l'eccellenza lombarda, a che punto è in questo momento, con le terapie intensive, con la variante Omicron, lo stiamo vedendo. Per questo motivo abbiamo deciso di riprenderci la scuola per fare un gesto forte che speriamo abbia anche un seguito, perché non è un gesto forte per il Manzoni, è un gesto forte per Milano, è un gesto forte per i giovani, per gli studenti e le studentesse di tutta Italia. Sì, dopo le 50 occupazioni che ci sono state a Roma, noi ci sentiamo quasi in continuità con questo percorso. Infatti, durante questa occupazione ci sarà un'assemblea di tutti i collettivi di Milano per decidere come proseguire in modo comune la protesta. In piena pandemia si occupa con le dovute norme, si occupa con le dovute norme perché nessuno qua nega l'esistenza, soprattutto la gravità di questo momento, del virus in questo momento. Del virus in questo momento e si occupa con le dovute norme, norme che sono l'obbligo di mascherina FFP2 dovunque, in tutti gli ambienti della scuola, l'obbligo di areazione delle classi durante i collettivi, classi contingentate per garantire l'evitare un assembramento e il distanziamento soprattutto. Si fa una sorta di tracciamento dei contagi, cosa che sta anche a vedere come l'autogestione può essere forte rispetto invece alle decisioni governative che sono state prese, che hanno portato l'ATS a non aver mai più avuto un tracciamento dei contagi, soprattutto nella scuola. E questo è problematico e lo mostriamo facendocelo noi, un tracciamento dei contagi, scrivendo noi sul gruppo dell'organo del comitato studentesco che abbiamo, scrivendo persone positive, in che collettivi sono stati e di prendere le dovute precauzioni se si è stato a contatto con questi positivi. Noi dormiremo a scuola, staremo qua da oggi fino al 15, ci organizzeremo per dormire, come al solito, seguendo ovviamente le precauzioni, avremo, come l'anno scorso, saremo distanziati mentre dormiamo. E appunto noi saremo qua ogni mattina per portare avanti una didattica diversa. Noi siamo qua per anche e soprattutto offrire un'alternativa visiva e palpabile di quello che può essere una scuola diversa.